Cristian, cosa stai preparando? Allora, stiamo preparando i vostri due risotti. Uno è il nostro risotto al pomodoro e l'altro è il risotto alla piemontese. Il risotto alla piemontese cos'è? Il risotto alla piemontese nasce perché eravamo stufi di sentire parlare solo del risotto alla milanese. Quindi un giorno abbiamo deciso che doveva nascere un risotto che rappresentasse il Piemonte non solo negli ingredienti ma anche nei sapori, che quindi racchiudesse un pochettino di quello che del Piemonte è più conosciuto al mondo. Il risotto è pronto, da questo punto in avanti lo togliamo dal fuoco e lo mantechiamo con burro e formaggio. Il piemontese è quello bianco e il pomodoro è quello rosso. Cos'è che c'è dentro? Allora, per adesso il riso piemontese è un risotto normalissimo, quindi un riso messo a tostare senza soffritto, quindi il riso a secco nella pentola, tostato, aggiungiamo il riso, dopodiché mettiamo un po' di sale e un po' di pepe e poi cominciamo ad aggiungere il brodo vegetale. Una volta cotto lo togliamo dal fuoco e mantechiamo con burro e formaggio, quindi la base di questo risotto è un riso classico. Una volta mantecato lo mettiamo all'interno del nostro piatto. In questo caso il riso è la tela su cui noi poi costruiamo l'insieme di sapori e di colori. Nel frattempo a parte abbiamo fatto una salsa che ricorda la salsa dei ravioli alla piemontese, quindi dei ravioli al sugo d'arrosto che tanto sono conosciuti in Piemonte. Aggiungiamo dei cubetti di lingua, che abbiamo una lingua cotta a bassa temperatura che poi noi abbiamo tostato in padella per dare questo sapore che ricordi un pochettino sia il bollito ma anche i brasati e quindi queste cotture lente di una volta. E proprio perché vogliamo che sia Piemonte a tutti gli effetti a 360 gradi, aggiungiamo la polvere di nocciole. E lui è il piemontese. Questo piatto è stato preparato da Cristian Costardi del ristorante Cristian Emanuele di Vercelli.